Tre esercizi, sempre un po' movimentati. Vi faccio vedere il primo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quindi facciamo le ginocchia alte con due saltelli per uno. Pronti? Avanti. Possiamo farlo un po' più veloce o un po' più lento. Adesso vi faccio vedere tutti i modi. Quindi vado. 30 secondi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oppure 1, 2, 3 e poi mi fermo. 1, 2, 3 e mi fermo. Decidete voi, quindi due saltelli ogni volta che alzo il ginocchio oppure 1, 2, 3, al 3 mi fermo con 2. Prendiamo il tempo. 3, 2, 1 e vado. Esatto, come riuscite? Benissimo. Bene, 15 secondi di recupero e poi facciamo twist però con le gambe divaricate, quindi due piedi insieme, 3, 2, 1, muovo anche un po' il busto, destra, sinistra. Invece di farlo come al solito con i piedi uniti, apriamo un po' le gambe divaricate, quindi e continuo a respirare. Bene, gli ultimi 10 secondi. Si sente un po' di più con le gambe un po' più distanti. 3, 2, 1 e stop. Recupero. Il prossimo lo facciamo probabilmente meglio inclinato. Quindi o sul divano, una sedia, se riuscite invece andate sul pavimento e voglio 4 ginocchia al petto, 1, 2, 3, 4 e una flessione. Flessione la potete fare anche così oppure mantenete l'inclinazione. Pronti? 3, 2, 1, vado, 1, 2, 3, 4, fletto i gomiti. Bene, ancora giù, bene, su, ginocchio, ginocchio, ginocchio. Gli ultimi 5 secondi, 3, 2, 1 e stop. Bene. Questo circuitino sempre lo ripetiamo, 30 secondi, 15 secondi di pausa. Riprendiamo un attimo il respiro e poi andiamo col saltello e poi doppio, 1, 2, 3, doppio. Oppure 1 e 1 doppi tutti e due. 3, 2, 1, vado, su, 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 rimango 1. 1, 2, su, su. Bene. Perfetto. Ci siamo quasi. E l'ultimo. E stop. Bene. Respiro. Twist. A gambe un po' divaricate. Parto tra 5. 4, 3, 2, 1 e vado, molleggiandomi, saltando sulle punte dei piedi. Bene, muovo anche un po' il busto, destra e sinistra. Continuo.
ginocchio al petto, una flessione. Andiamo in posizione. 3, 2, 1, via. Ricordiamoci di espirare quando saliamo dalla flessione. 4 e 1 giù. Molto bene. 10 secondi. E l'ultimo. E stop. Adesso il nostro minutino di addominali. Andiamo con la schiena al tappetino, lavoriamo di gambe e di addominali bassi. Vi faccio vedere. Partiamo sempre con le nostre gambe piegate 90 gradi, una gamba, l'altra e poi tutte e due. 1, 2 e insieme. Se lo volete fare più difficile, state su con le spalle, oppure va benissimo anche giù. Teniamo il minuto. 3, 2, 1, vado, spingo una, spingo l'altra, insieme, talloni giù e poi su. E giù, insieme. Cerco di non toccare il pavimento, guido in avanti, torno. Entrambe. Ok, bene, bene, bene. Ci siamo quasi a metà. Se dovete fare una piccola pausa, vi fermate e poi continuate. Continuo. Bene. Spingo con i talloni in avanti e giù. Bene, gli ultimi 10 secondi. Perfetto. E l'ultimo, uno. Uno. E insieme. Bene. Avremo altri 3 esercizi, sempre un po' più, diciamo, cardio, e un minutino ancora. E poi abbiamo finito. Attenzione a questo. Una combinazione di apro, chiudo e pugno. Quindi un jumping jack, un in avanti, un jumping jack, l'altro, destra e sinistra alterno, spingendo un pugno e una gamba. Ok, questo è il primo. Partiamo tra 5 secondi. 3, 2, 1. Quindi apro, pugno, apro, pugno. Mi sposto in avanti e pugno in avanti. Se diventa troppo posso anche farlo semplicemente senza saltello, Da un lato e poi dall'altro. Gli ultimi. E l'ultimo. E stop. Molto bene. Il prossimo. Voglio uno squat. Bene largo le gambe, giù, uno, uno e saltello. E poi torno in squat, sempre i nostri 30 secondi. Via, apro, squat, punta, punta, gambe insieme, riapro, torno, su. Bene, mantengo. Ancora gli ultimi 10 secondi. Bene. E l'ultimo stop. Perfetto. Adesso andiamo giù al tappetino. Ci concentriamo ancora sugli addominali oggi. È molto cardio più addominali. Voglio un crunch completo, quindi ginocchia piegate, schiena giù, parto con i pugni alla mia testa,
Salgo e giù. Salgo. Ok, quindi in avanti il pugno. Andiamo, sempre i nostri 30 secondi. Parto, via. Giù. Giù. Quindi mi sposto un po' a destra e a sinistra una volta che sono su in posizione seduta per pugni. Ancora. E giù. Su. E giù. Bene, ancora. E giù. L'ultimo. E stop. Benissimo. Riprendo. Ultima ripetizione di questi tre. E poi abbiamo un piccolo challenge sempre al tappettino. Allora, il primo vi ricordate, apro, pugno laterale, apro, pugno, il secondo in squat, con un piccolo saltello apro e chiudo, e poi il terzo al tappeto. Pronti? 3, 2, 1, 30 secondi, apro, pugno. Gli ultimi 10 secondi. Tengo. Gli ultimi due. E l'ultimo. E stop. Molto bene. Respiro. Siamo quasi alla fine. Apro. Squat. Punta a punta. Torno in saltello. Attenzione. 3. 2, 1, vado, apro, chiudo, apro, bene, su, 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 su. Ci siamo quasi. E stop. Respiro e intanto cambio posizione sul tappetino. Il nostro crunch completo. Due pugni in avanti. Vado. 3, 2, 1. E giù. E giù. Continuo. Ok, ci siamo quasi. Gli ultimi due. Su bene, curvo la schiena. E l'ultimo. E stop. Piccolo minutino di challenge. Attenzione, non saremo più in plank, ma lo facciamo in mini crunch. Quindi la posizione è questa, con le gambe piegate, gomiti in fuori. Voglio un movimento minimo che dovete sentire qui. Non scendo mai, se però avete iniziato ad avere fastidio, scendete un attimo e poi continuo. Proviamo a tenerlo un minuto. 3, 2, 1 e stop. Se avete problemi, se senti che vi fa male, allora puoi fare questo invece. Ok? Andiamo. Dopo mi direte quello che preferite, se quello con le gambe o il mini crunch così. Bene, bene, bene. Rimango sul più possibile. Piccolissimo il movimento. Proprio voglio strizzare l'ombelico. Continuo, gli ultimi 20 secondi. Perfetto. 4,
Bene, abbiamo l'ultimo circuitino da 3 e vediamo se riusciamo a fare anche l'ultimo challenge per completare bene la lezione di oggi. Attenzione a questo, richiede anche questo, anzi no, partiamo con un altro e poi partiamo con quello che richiede un po' di sforzo di addominali. Questo sulle punte, gambe divaricate, diciamo a distanza delle spalle, spingo in avanti, indietro col bacino e faccio piccoli saltelli accompagnando con le braccia. Facciamo 4, 3, 2, 1 e via. Proprio minimi saltellini, come se aveste una piccola linea di fronte a voi da andare, da pestare. Posso? Sì. E ancora. Spingo, da questa parte arriva la spinta e il saltellino. Perfetto, 10 secondi ancora. 5. E stop. Bene. Questi due prossimi, diciamo, includono anche gli addominali. Vi faccio vedere. Io parto di solito con le gambe, con le braccia insieme, così o così, con le mani unite. Vado 1, 2, 1, 2. Voglio le braccia ferme durante il calcio, invece una piccola torsione quando tiro sulle ginocchia. Vado 30 secondi, quindi su, su, calcio, 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 ok. Prendo fiato,
respiro bene, ultimi 30 secondi di plank jack, mi metto o inclinato o al tappeto. Pronti? 2, 1, via, apro, chiudo. Ancora un pochino. Quattro, tre, due e stop. Faremo l'ultimo minutino di challenge, diciamo. Voglio, com'era? Il cane che guarda in basso, giusto? Quindi cerchiamo di tenere le gambe dritte, vado in avanti, testa tra le spalle, uno, due, e poi torno piegando, posso piegare le ginocchia. Ok, facciamo questo. Ciao piccolino. Ci vediamo dopo? Oh, grazie. E andiamo, via, giù bene. Spingo l'ombelico sempre in dentro. Destra, sinistra, piego e torno su. Perfetto. Non devo, diciamo, affrettarmi in questo movimento, lo faccio con il mio ritmo. Continuo, spingo, spingo e torno indietro, bene, e torno, l'ultimo, e stop. Per oggi abbiamo finito.